Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film che esce proprio questa settimana, che è Il diritto di opporsi, nuovo film diretto da Destin Daniel Cretton con un cast di un certo spessore, guidato da Michael B. Jordan, Jamie Foxx e Brie Larson. Ne parlo come sempre con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Ciao Giulio, sì, detto bene, un bel cast. Adesso stavo facendo mente locale, ma qua abbiamo ben due premi Oscar su tre attori, quindi direi che insomma il cast merita tanto. Il film è un legal drama che si concentra, diciamo, sul tema delle ingiustizie, sulla difficoltà di trovare, di dimostrare anche in un certo senso la verità, che non è una novità al cinema. Basta pensare a 2 settimane fa era uscito il film di Clint Eastwood, Richard Jewell, che anche lì vedeva una persona comune accusata di un determinato reato, e poi ci sarà un avvocato che prenderà le sue difese. Quindi mi viene spontaneo chiederti: c'era bisogno di un altro film di questo tipo su questo argomento? Beh, qua è un po' più ampia la cosa, il discorso, perché qua non si parla soltanto di ingiustizia, non si parla soltanto di diritti, ma qua ci si parla di pena di morte, si parla di razzismo, il discorso è un po' più ampio. E sì, probabilmente c'è sempre bisogno di parlare e di vedere storie di questo genere, che poi alcune riescano meglio di altre, è indubbio. È comunque un film che ha una sua importanza, questo diritto di opporsi, che secondo me va visto, ecco. In breve, la trama, com'è strutturata? Beh, siamo negli anni 80, è una storia vera intanto, accaduta appunto realmente negli anni 80, siamo in Alabama, stato insomma razzista per antonomasia, e qui conosciamo Bryan Stevenson, interpretato da Michael B. Jordan, che è un giovane avvocato nero, che si è appena laureato e ha come obiettivo quello, si pone come obiettivo quello di aiutare delle persone che sono finite in carcere accusate di reati e per i quali sono stati condannati alla pena di morte, a vedere perlomeno ripreso in esame il loro caso e vedere se per caso non ci siano gli estremi per essere scarcerati. Al termine del film ci sono, come sempre, quando si parla di storie vere, c'è sempre un seguito che ci racconta quello che è accaduto ai personaggi che abbiamo visto in tutta quanta la storia, e poi sono uscite anche delle statistiche. Una di queste racconta che ogni 10 condannati a morte negli Stati Uniti, 3 vengono rilasciati perché risultano poi alla fine innocenti, e sono delle statistiche che fanno veramente venire i brividi. Ebbene, Michael B. Jordan si trova Bryan Stevenson si trova il caso di Walter McMillan, che è appunto Jamie Foxx, che è stato accusato di aver ucciso una giovane, un'adolescente bianca, e il fatto di essere nero e aver probabilmente ucciso questa bianca non è che ha fatto molto discutere la polizia locale, che aveva bisogno di un assassino, di un capro espiatorio, e quindi viene preso, messo in carcere, la chiave viene gettata e condannato a morte. Le accuse sono puramente indiziarie, arrivano poi, l'accusa più pesante arriva addirittura da un altro condannato che, per non scontare la sua pena o per scontare una pena inferiore, fece il nome di McMillan come autore dell'omicidio. Ebbene, Stevenson prende il caso in mano insieme alla sua collaboratrice, che è Eva Ansley, che è appunto Brie Larson, e insieme riusciranno poi a scarcerare Jamie Foxx, ovvero Walter McMillan. Come hai detto giustamente prima, tu all'inizio, il cast è un cast da Oscar, perché 2 su 3 hanno vinto la fatidica statuetta. Ma quello che mi interessa di più è sapere
come Michael B. Jordan si comporta, nel senso che è un attore in voga, famoso, che però si è sempre cimentato in, diciamo, in un cinema mainstream, molto più leggero, molto più anche semplice. Penso a Creed, Black Panther, film di questo genere. Invece qua è un legal drama, serio. Ecco, come se la cava? Ma no, ma se la cavano tutti molto bene. Certo, Michael B. Jordan poi c'ha un bel fisicone che appena può lo mette anche in mostra. Quindi insomma, facciamo vedere i lati positivi del proprio saper essere attore. No, ma a parte questo, lui è anche bravo. Come bravi sono tutti quanti. Certo, Jamie Foxx insomma, lavora una spanna sopra gli altri, mentre Brie Larson ha una particina abbastanza marginale. B. Jordan, no, è bravo perché riesce comunque a rappresentare il tormento di questo avvocato nero che si trova di fronte lui stesso a subire il razzismo di una polizia e di uno stato che in realtà non è uno stato di diritto, ma è uno stato che riconosce soltanto alcuni diritti. E per arrivare a far affermare la giustizia, dovrà lottare, allo stremo e alla fine ci riuscirà, ma per farlo, veramente ha dovuto tirare fuori tutto quello che, insomma, è nelle sue possibilità. E lui è molto bravo da questo punto di vista a raccontare questo personaggio, i tormenti, le difficoltà, i fallimenti e poi naturalmente le gioie dei successi. È un film che non è né bello né brutto, nel senso che è un film importante, un film da vedere. Forse, non lo so, la struttura, forse perché abbiamo già visto un sacco di volte storie di questo genere e raccontate in questo modo, non ho avuto così la sorpresa della novità, eppure comunque rimane un film importante. Ti dico, secondo me è brutto dire che insomma l'abbiamo già visto tante volte, perché probabilmente dovremmo rivederlo altre volte per non dimenticare che esistono situazioni di questo tipo. Assolutamente, ripetere le cose può sempre servire, tanto più che si parla di argomenti di questo titolo, di questo tipo, scusate. Il film è Il diritto di opporsi, in uscita il 30 di gennaio a Cinetivilandia. Il film è piaciuto, non ha entusiasmato, ma è piaciuto, e quindi vi invitiamo ad andarlo a vedere. Se volete, come sempre, scrivere un commento qua sotto al video, e vi invito anche a iscrivervi al canale di Cinetivilandia. Per questa recensione è tutto, come sempre grazie Pierpaolo, alla prossima.